Nei lampioni nuovi hanno installato delle antenne 5G per gestire più da vicino la gente inoculata. Per fare bene bisognerebbe abbattere tutto. Bentornati all'Infiltrato, la serie nella quale mi intrufolo nelle community più interessanti del web per farle conoscere a te. Sì, proprio a te che non sei iscritto, ti vedo. Iscriviti ora e lascia un mi piace. Ho anche scritto un libro, Cascina Speranza, una riscrittura creativa della Fattoria degli Animali di Orwell in cui parlo di populismo. Ti lascio tutti i dettagli in bio, lo so che sei bravo e te lo andrai a vedere. Eccolo qua. Effettivamente in questa seconda stagione dell'Infiltrato ancora non ero tornato nei gruppi dei miei amici Novax. E vuoi perché so che gli sono mancato un sacco e la cosa è chiaramente reciproca, vuoi perché è appena uscita una nuova notizia secondo cui settimana scorsa la Corte Costituzionale si è espressa sottolineando la legittimità dell'obbligo vaccinale per la tutela della salute pubblica, ho deciso di tornare a farci un giretto. Solito vecchio disclaimer, mi mancavano i disclaimer. I Novax non sono tutti uguali, io riporto solamente gli estremi. È sbagliato prendere in giro i singoli, io voglio però far luce sulle derive più pericolose per la società, bla bla bla. Iniziamo! Per cominciare, direi di andare a vedere come l'universo Novax ha reagito alla terribile notizia di cui ho parlato. Celebriamo la morte della giustizia. La Corte Costituzionale boccia tutti i ricorsi. Ingiustizia è fatta. La Corte Costituzionale dichiara legittimi siero genico sperimentale e scelte del governo. Oggi muoiono democrazia e libertà. Raga, ma cosa vi aspettavate? Ogni volta dire poteri forti, poi vi sorprendete ogni volta, dai. Non imparate mai, su! Amici miei, è il momento di organizzare nuovamente una resistenza, quella vera, fatta di persone che intendono arginare tali derive autoritarie in modo tangibile, non per il tramite dello streaming di ridicole trasmissioni proposte da YouTube e dai social. Va bene, però stavolta organizzatevi bene bene, perché non è che abbia funzionato poi molto le altre volte. Comunque, ovviamente c'è una spiegazione a tutto, anche questa volta. Quest'oggi hanno creato il precedente di cui avranno bisogno nel prossimo futuro per imporre qualsiasi somministrazione obbligatoria, anche a fronte di farmaci ancora sperimentali, dannosi e dei quali non sia stata neppure testata la capacità di impedire la trasmissione del patogeno. Certo, perché non è possibile che la cosa sia stata semplicemente valutata come legale. Deve esserci per forza un grandissimo gombloddone con scappellamento a destra dietro. Comunque, qualcuno ha reagito in modo più scomposto, come lo sterminatore di covidioti, che invoca una fuoco, guerra civile. Ci sono i nostalgici. Senza una rivolta di almeno 1 milione di persone a Roma, non ne usciremo mai. Ci sono i furbetti. Ma tirate fuori le cosiddette. Vale anche per le donne. Maialino. Ci sono poi i confusi. Dovremmo fare come in Cina. Ottima idea. Ecco, forse ti sei dimenticato giusto un pelino i lunghissimi mesi di auto-isolamento imposti dal governo e che hanno portato alle proteste e che ti stai quindi auto-augurando. Comunque, c'è anche chi ha trovato una soluzione a tutto. L'obbligo non varrà nulla se non avranno farmaci da obbligare. E per non dargli farmaci, occorre revocare l'autorizzazione al commercio. Per cui denunciate così, esposto / querela, richiesta di ritiro d'urgenza dal commercio di tutti i lotti autorizzati in Italia, bla bla bla. Cavolo, ad averlo saputo prima che bastava aprire Word e scrivere due cagate. Ma non pensiate che i gruppi Novax siano stati sopitamente passivi in attesa di questa sentenza? Ebbene, lasciati a sobbollire lentamente nell'indifferenza dell'opinione pubblica, il calderone delle fake news Novax ha prodotto un sacco di nuove perle riguardo i vaccini. Li ho chiamati vaccini, scusatemi, intendevo. Le nanoarme 5G ed idrogel che usano l'intelligenza artificiale, evolutisi in boom! Vaccini sono forme di vita intelligenti, contenenti nanobot autoassemblanti che si aggregano attraverso campi elettromagnetici. Quando si tratta di sparare minchiate, i gruppi Novax non guardano in faccia nessuno. Ad esempio, prendiamo come spunto la famosa strage di Halloween in Corea, a Seul, dove centinaia di giovani sono morti calpestati dalla folla. Ma nei gruppi Novax questi diventano 140 infarti in pochi secondi, evento mai registrato prima d'ora al mondo. Questa è l'arma dei sionisti,
5G, più grafene e mRNA nel sangue dei vaccinati? Altre immagini da Seul, dove sono morti infartuati più di 100 giovani. Fanno anche la battutina. Halloween da crepacuore. Oppure un attentato dei talebani in Pakistan ai danni della polizia diventa: in Pakistan i talebani hanno compiuto un attentato ad un convoglio di polizia che scortava i sanitari intenti ad andarsene in giro a vaccinare i bambini. I bambini sono sempre il loro obiettivo primario. I talebani, da sempre grande simbolo di democrazia, sempre attenti a salvare bambini. A quando in Italia? Voglio vederli tutti impiccati! Grandi talebani, non vedo l'ora che veniate a fare attentati in giro per le nostre strade! O comunque anche in questo caso ci deve sempre essere un messaggio nascosto dietro, eh? Chiaro l'intento del messaggio, preparano la strada per il futuro in vista dell'identità digitale legata ai vaccini. Novax uguale terroristi, quindi è lecito perseguirli. Era chiaramente quello l'intento dei media corrotti che hanno riportato la notizia. Vedo già scolpita nella mia debole mente da vaccinato l'immagine dei Novax con turbante e barbona. Oddio, ma non sarò mica stato vittima di vaccinazione passiva. Sì, dai, la vaccinazione passiva, ne avrete sentito parlare. Il vaccinato Covid è un'arma biologica pericolosissima. L'aria esalata dal vaccinato è ricca di mRNA e subunità S1 in grado di vaccinare per inalazione. Il non vaccinato in prossimità può presentare gli stessi sintomi da vaccinazione Covid per vaccinazione passiva. Già li vedo, orde di vaccinati costretti ad andare in giro per la città alitando sui passanti come testimonial della Vivident Xylit. E dire che la cura ci sarebbe. La cura c'è! Eparina più azitromicina e guarite in poche ore! 100% di successo! Non abbiate più paura, amici! La parte dopo sembra, avete presente nelle pubblicità dei farmaci, quando poi dicono tutto velocemente gli effetti collaterali? I colpevoli devono morire impiccati, impiccati. Il vaccino serve per ammazzare la gente e sono tutti coinvolti. Bill deve pagare. Comunque, nonostante dopo anni ciclicamente continuino a cicciare fuori soluzioni alternative per la cura del Covid, perché oh, Big Pharma potrebbe lucrare con qualsiasi cosa, ma oh, loro solo i vaccini... Ecco, ci tengono nascoste queste cure per i motivi più svariati. La razza bianca è stata inoculata praticamente al 90%, mentre le altre non arrivano al 20% di inoculazioni. Se il sierogenico Covid incasina il DNA, soprattutto nelle cellule germinali, ciò significa che quando non sterilizza provoca il cancro anche nei discendenti. Questo significa che prevarrebbero numericamente le razze non vaccinate, non bianche. Il bianco sarebbe una minoranza entro 20 anni. Hashtag White Lives Matter. È un episodio crossover Bill Gates-Calergi questo. I super siti bianchi non inoculati però sono i più intelligenti e resilienti. Molto, molto più intelligenti. Ho i miei dubbi vedendo come sta uscendo la puntata. Comunque, la roba della sterilizzazione di massa va di brutto nell'ultimo periodo. Sterilizzazione attraverso i vaccini, ne parla l'eminente medico americano, bla bla bla. Morti fra i giovani senza precedenti, minata la fertilità, i vaccini vanno fermati, ne parla il grande medico di terapia intensiva, bla bla bla. Grande bla 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 sull'infertilità causata dai vaccini. Questi vaccini danneggiano spermatozoi ed ovaie producendo infertilità nelle donne e negli uomini. Tutti eminenti, grandi, luminari! Chissà se l'aggettivo te lo danno in sostituzione del titolo di medico dopo che vengono radiati. Il conto è già iniziato nel 2020 con la diffusione del Covid. Cioè, la popolazione sta già diminuendo? Signora, abbiamo appena superato gli 8 miliardi. Fanno un po' schifo sti vaccini, sono un po' fatti male, ma tra l'altro tra 5G, scie chimiche, controllo climatico, cioè dovremmo essere tipo già dimezzati, ci mancano solo gli alieni e Satana, cioè poteri forti fino a un certo punto. Grazie, bla bla bla, per le notizie che vengono attentamente censurate dall'elite. Vediamo che altro c'è. Esplosiva intervista del dottor bla bla bla. Sono state buttate migliaia di sacche di sangue coagulate. Il virus non è mai stato isolato. Siamo solo all'inizio. Più avanti ci saranno tumori, malattie autoimmuni ed altro non specificato. Vaccinare i bambini vuol dire dare loro una sentenza di morte. Nessuno dei miei detrattori accetta un confronto con me.
Minchia, tutte lui le ha scoperte, ho proprio i punti, proprio a elenco. Grafene nelle trasfusioni, incremento dell'80% degli aborti all'ottavo mese, decessi per malore in aumento esponenziale, la Chiesa approva un vaccino prodotto con feti umani abortiti ancora vivi, si tratta di un disegno per ridurre la popolazione, sono qua perché ancora ci credo, se non ci credessi starei facendo il terrorista. Oh mio Dio, ma come ha fatto questo prodigioso medico specializzato in agopuntura a scoprire tutto questo? Ah, ecco come ha fatto. Parentesi, trovate le fonti per approfondire in descrizione, che se sto a descrivere ogni singolo posto poi ci metto 6 ore. In descrizione trovate anche il link sul mio libro, ve l'ho già detto che ho scritto un libro. 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 I piloti di tutto il mondo si uniscono per fare causa ai medici e alle autorità che hanno imposto la vaccinazione. E la Madonna, se è scritto in font Impact dorato su sfondo stellato, deve essere una roba seria. Decessi ed eventi avversi fra i piloti di linea. 40.000 voli cancellati, ufficialmente poiché per non essersi sottoposti alla inoculazione di regime, piloti ed assistenti di volo sono stati licenziati. La realtà è ben diversa, a causa dei vaccini sono aumentati di 51 volte gli eventi avversi fra i piloti di linea e ora è a rischio l'incolumità dei passeggeri. E io che pensavo che lo facessero per risparmiare soldi. Un quadro folle che documentiamo da tempo. Fra 5G, reazioni avverse da vaccino a medio e lungo termine e riduzione del personale con cancellazione della figura del copilota, la frittata è fatta. Piloti non vaccinati vengono richiesti dagli uomini d'affari clienti delle compagnie aeree private. Eh sì, perché tutti i ricchi del mondo ricordiamo che fanno parte della massoneria deviata che sa che il vaccino fa male, quindi non se lo fanno. Anzi no, se lo fanno, si fanno un placebo fatto d'acqua, così i poveri li vedono e li imitano, perché ricordiamolo, i ricchi sono malvagi. Ecco, oltre una certa RAL ti danno automaticamente un forcone in omaggio e ti spunta una coda pelosa. Sì, così muoiono in un solo colpo tutti i viaggiatori, ci vogliono riuscire in tutti i modi, criminali. Ogni giorno aerei che cadono, ma si vedono, giusto, perché ce lo nascondono. Così gli prenderanno solo loro gli aerei. Ah, ma quindi sono solo egoisti, vogliono avere un Boeing 737 tutto per loro, vogliono fare razzia dei biscottini e dei succhini omaggio che gli danno in volo. Io devo andare a Barcellona il 18. Parti prima, vacci piedi, è più sicuro. Sì, ma parti prima, perché non so quanto ci voglia, 50 ore, ma mi sembra un po' ottimista Google. Comunque, in teoria, impizzandoti di epo e facendo a pugni con gli squali, Google dice che in meno di 3 giorni arrivi. Se no, puoi provare il monopattino elettrico. Macchine le eviterei, Cioè, non perché non sia mai che la macchina sia più pericolosa dell'aereo, però di sti tempi non vorrei che ti cada un Boeing 737 in testa. Bene, prima di chiudere con la solita perla riassuntiva della puntata, vi invito come al solito ad iscrivervi, lasciare un mi piace, commentare, condividere e dire che oggi posso chiudere con una vera e propria risposta mia a una delle domande che più spesso circola sui gruppi Novax, una cosa formale. Io voglio fare una dichiarazione formale. Perché questi crimini non vengono puniti? Per quale motivo si fa finta di nulla? Semplice, signora. Perché sono minchiate. Ciao, alla prossima.